Ciao da Francesco Guidotti ed eccoci pronti per la nuova puntata di Giornalisti al microfono. Puntata numero 25. Oggi andiamo sui temi di innovazione e di distribuzione delle notizie. Però prima di andare a parlare dell'ospite di giornata, che magari avrai già letto dal titolo, ma insomma lo approfondiremo fra poco, facciamo un attimo un passo indietro. Ecco, come sempre parliamo di che cos'è Giornalisti al microfono, se è la prima volta che capiti qua su questo podcast. Ecco, se sei un giornalista, un aspirante tale, un appassionato del mondo dell'informazione, sei nel posto giusto, non cambiare podcast, perché l'obiettivo è aiutarti a capire come lavorare oggi nel giornalismo, come sta cambiando il mondo del giornalismo, imparando dai migliori. Benissimo, quindi questo è Giornalisti al microfono, e Giornalisti al microfono fra poco avrà anche una grande innovazione, speriamo, che troverai, e troverai tutte le anticipazioni e di cosa si tratta di questa novità sul canale Telegram dedicato. Ecco perché sul canale Telegram lanciamo tutte le primissime informazioni su Giornalisti al microfono, e il modo per seguirci è telegram.me/giornalisti al microfono. Qui potrà intervenire conoscendo gli ospiti in anteprima, conoscere ogni volta contenuti sul giornalismo, che cercheremo di mettere anche contenuti originali, ecco, sul canale Telegram, e soprattutto contattarmi anche in privato. Insomma, ci tengo, fammi sapere cosa ne pensi del podcast. Mi puoi contattare tranquillamente attraverso il canale Telegram oppure telegram.me/francescoguidotti. Infine ti ricordo anche che da giornalistialmicrofono.it puoi trovare un ebook in regalo, inserendo la tua mail e rimanendo collegato con noi anche tramite la newsletter. Non mandiamo spam, quindi ti voglio rassicurare. E un'altra cosa, trovi anche il video tutorial per lasciare una recensione su iTunes, in modo da farci conoscere anche a più persone, e soprattutto anche in questo modo dirmi cosa pensi del nostro podcast. Benissimo, rompiamo gli indugi e andiamo all'ospite della 25esima intervista, che è Beniamino Pagliaro, un giornalista oggi alla Stampa, dove si occupa di digitali, di reti, dopo aver percorso una lunga trafila all'agenzia ANSA, 8 anni di lavoro all'ANSA. Nel 2013 inoltre ha fondato uno delle newsletter più seguite in Italia, che è Good Morning Italia, e ogni giorno realizza un frullato, un concentrato di informazione su ciò che succede in Italia, nel mondo, attraverso link e riassunti di ciò che è successo il giorno prima e che potrebbe succedere nel giorno in cui ti arriva la mail, che è quotidiana. Dal 2008 inoltre è anche fondatore e organizzatore della conferenza internazionale State of the Net sull'intera internet. Inoltre è anche autore di ben 3 libri. Ecco, di tutto questo parleremo fra poco nell'intervista, quindi andiamo direttamente all'ascolto dell'intervista a Beniamino Pagliaro. Con Beniamino Pagliaro, intanto grazie mille per la disponibilità e benvenuto al podcast Giornalisti al microfono. Grazie a te Francesco, grazie per l'invito. Ebbene, se partiamo subito un po' dagli albori, visto che te praticamente, anche parlavamo nel pre-intervista, sin da piccolo, comunque sin da ragazzo, hai avuto anche esperienze giornalistiche sia comunque divertenti, formative, che poi ti hanno condotto anche forse nella strada che stai percorrendo adesso. Ecco, come è arrivato il tuo avvicinamento al mondo del giornalismo e quali sono state proprio le prime esperienze anche a livello giornalistico? Allora, sicuramente ogni esperienza ti insegna qualcosa, e quindi anche dalle esperienze più piccole degli inizi, che chiunque faccia il giornalista, chiunque faccia qualsiasi mestiere, ma forse in particolare chi fa il giornalista, perché questo è un mestiere che considero davvero un mestiere, quasi una professione, ma
molto artigianale, in cui non c'è un percorso unico. Adesso si parla per lo più delle scuole di giornalismo, ovviamente, però è un mestiere che davvero, almeno agli inizi, secondo me è giusto fare sulla strada. C'è un po' di retorica su questo, ma giustificata, perché davvero per raccontare la società bisogna andare a vederla, quindi stare rinchiusi nelle redazioni non è sufficiente. Quindi agli inizi ho iniziato quando ero ancora studente, preferivo decisamente stare fuori dalla scuola che rinchiuso in classe. Ho iniziato a scrivere per il giornale della mia città, che è Il Piccolo, con cui, per ironia della sorte, adesso siamo ridiventati colleghi in qualche modo, perché La Stampa da pochi mesi è il capofila dei giornali locali di quello che era il Gruppo Espresso e che ora si chiama Gedi Gruppo Editoriale, quindi tutto torna in qualche modo. E avevo iniziato a scrivere per le loro pagine della cronaca cittadina, della società. E mi ricordo un'estate in cui ho lavorato per loro e andavo, forse l'esperienza più divertente, o almeno altre magari ne ho dimenticate, una delle più rivelatrici era andare alle feste di paese o alle sagre che a Trieste spesso si fanno sul Carso, che è l'altipiano di Trieste. Mi portavo dietro il fotografo del giornale e convincere le persone a farsi fotografare con la coscia di pollo, con la salsiccia, e raccontare in maniera spicciola, ovviamente, che cosa succedeva, mi aveva insegnato in qualche modo come si fa il mestiere, perché andare a parlare con una persona e comunque disturbarla mentre sta mangiando con gli amici in una serata estiva, chiedere se voleva fare la foto, fare la foto, raccontare la sua storia, sembrano elementi noiosi, e ovviamente tutti noi vogliamo fare lo scoop sul presidente degli Stati Uniti, però se non abbiamo le basi, e quindi se non sappiamo parlare con le persone, provare empatia, provare a capire che cosa sta pensando il nostro interlocutore, poi non saremo neanche in grado di parlare con una fonte finanziaria o politica in futuro. E quindi quell'esperienza, per quanto piccola e banale, comunque mi aveva sicuramente insegnato qualcosa. Poi prima o dopo, adesso non ricordo esattamente le date, ma abbiamo sia messo su una società che all'epoca faceva web TV, erano anni in cui le connessioni a internet, insomma, la rete 4G era piuttosto lontana, e quindi fare streaming video era molto complicato, però avevamo iniziato a fare questa società che faceva appunto web TV a livello locale. Dopodiché, nel corso degli anni, queste esperienze, l'iniziare a frequentare l'ambiente, andare alle conferenze stampa, incontrare le persone, abituarsi a fare delle interviste. Mi ricordo che avevamo fatto, nel corso di una campagna elettorale, una intervista pubblica ai due candidati sindaco a Trieste. Il sindaco, quello che poi sarebbe diventato il sindaco, non venne, ci fu tutta una polemica. Comunque, queste sono tutte cose che ti aiutano a crescere. Per mia fortuna, qualche mese dopo quella che sarebbe diventata il mio principale datore di lavoro, ovvero l'agenzia ANSA, un collega che avevo conosciuto in giro mi chiese se per caso mi sarebbe potuto interessare iniziare a collaborare con loro. Io ovviamente conoscevo già e ammiravo l'ANSA, quindi da là poi è iniziata un altro capitolo, insomma. Ecco, è molto interessante anche il fatto del tuo passaggio all'ANSA, perché contemporaneamente avevi iniziato, se non sbaglio nel 2008, gli studi a Università di Trieste in Scienze Politiche. Quindi diciamo che
oltre a non percorrere magari delle strade che oggi sono più segnate come magari la scuola di giornalismo, stavi facendo scienze politiche e iniziando a collaborare sia con l'ANSA sia poco dopo, mi sembra, anche col Messaggero Veneto. Sì, in realtà sono appunto, ho iniziato prima con l'ANSA e poi pochi mesi dopo anche con il Messaggero Veneto, perché come sa chiunque faccia il freelance, ovviamente è possibile collaborare con più testate, sempre mantenendo un equilibrio, se posso permettermi un consiglio, nel senso che anche sul territorio è ovvio che non si può pensare di collaborare con due giornali concorrenti, insomma sembrano cose banali, però aiutano poi a farsi una strategia e iniziare a crescere. Hai citato l'università, io in realtà appunto ho avuto un percorso scolastico non proprio eccellente e a dire il vero non voglio suonare presuntuoso, ma mi annoiavo enormemente a scuola e quindi poi sono andato a fare l'università perché, come dire, una laurea nel 2000 e negli anni 2010 non è un elemento da mettere in discussione, si impara comunque qualcosa, non è per il pezzo di carta, ma insomma è giusto laurearsi, e quindi sono poi andato all'università, però ti confesso senza praticamente mai andare a lezione, quindi la mia giornata era pienamente lavorativa e assieme a questo cercavo di dare più esami possibili per togliermela dalla testa, insomma. Ok, molto interessante anche per chi magari ci ascolta e vuole fare le due cose contemporaneamente, insomma è fattibile anche per chi magari non si entusiasma all'università, quindi è una cosa molto, molto utile. E poco dopo, negli anni successivi arriva poi facciamo un piccolo balzo, arriva quello che poi è diventato il tuo lavoro che ricopri fino ad oggi come giornalista con La Stampa. Nel 2010, se non sbaglio, perché prima inizia la collaborazione e poi nel 2014 arriva la vera e propria il vero e proprio inizio come giornalista a tutto tondo. Adesso ti confesso che non mi ricordo gli anni, io so che io ho iniziato a lavorare con l'ANSA prima da collaboratore e poi da redattore nel 2008 e poi e sono rimasto all'ANSA fino al 2015, se non sbaglio dal 2013 ero stato assunto dall'ANSA e quindi lavoravo a tempo pieno con l'ANSA e potrei sbagliarmi sulle date di qualche mese, ma insomma non è così importante, quindi diciamo il passaggio importante non per contraddirti, ma il passaggio importante sono stati gli anni all'ANSA, perché l'ANSA è un'enorme scuola, un'enorme fortuna per chiunque possa lavorarci, soprattutto da giovane, perché ti insegna l'essenzialità della notizia, come tutti noi dovremmo osservare prima i fatti, poi i commenti e soprattutto prima i fatti in maniera sintetica, chiara, efficace, e quindi è stata una grande scuola verso il centro del paese, perché comunque il cuore e la testa dell'ANSA sta a Roma, ma anche nelle sue zone più periferiche, perché appunto Trieste, Friuli Venezia Giulia è una regione importante ma piccola, e quindi riuscire ad avere un legame e non chiudersi nel localismo è sicuramente una grande opportunità, e chi scrive una notizia dell'ANSA, anche l'ultimo dei collaboratori come ero io all'inizio, deve essere consapevole che ciò che scrive viene letto da Roma a Washington al Palazzo di Vetro, perché è una notizia che comunque ha una sua credibilità, che viene tradotta in varie lingue, che insomma ha tutta una storia che uno ci deve pensare prima di darla. Poi nel corso degli anni mi sono concentrato più sull'economia e ho capito ancora di più, come dire, questa importanza, perché quando vai a scrivere di
di economia, quindi magari di aziende quotate, quello che scrivi può davvero muovere il mercato, i soldi e le persone, quindi l'attenzione è doverosa. Nel corso degli anni con l'ANSA, un progetto che sicuramente mi piace citare è il progetto ANSA Nuova Europa, che è un portale dedicato al centro est Europa e ai Balcani, quindi dando un significato al ruolo geografico, geopolitico che aveva Trieste, che ha Trieste, ci siamo iniziati a occupare e coordinare il lavoro che i corrispondenti dell'ANSA in tutta quell'area facevano, e abbiamo messo un po' a sistema, insomma, tutto il valore delle notizie prodotte da quell'area, che è un'area molto interessante, molto poco compresa in Italia, e quindi era importante lavorarci, insomma. Ecco, un'altra sezione grossa in cui raccontate cose che magari non passano sempre in primo piano, o comunque cercate di condensare con una spremuta vitaminica tutto ciò che accade, è poi quel macro progetto che è Good Morning Italia, che nasce un po', è buffo anche sul sito di Good Morning Italia, perché la spiegazione era che nasceva un po' da una tua ispirazione, anche da un senso un po' di invidia, no? Per un progetto di newsletter che era nato oltreoceano. Ecco, qual è stato un po' il passo iniziale di Good Morning Italia, e quali sono state le prime difficoltà e quelle più difficili da affrontare, soprattutto nella fase un po' di startup? Hai ragione, sicuramente quando provi invidia per qualcosa, l'unica soluzione è provare a migliorare, insomma, non stare là a rosicare che è inutile, non fa neanche particolarmente bene. Quindi il Good Morning Italia nasce come idea e come progetto a fine 2012. Quindi io lavoravo all'ANSA, mi ero iniziato a concentrare su quest'idea di condensare il contenuto essenziale per affrontare la giornata, perché mi ero reso conto che perfino noi che facevamo i giornalisti spesso magari andavamo a delle conferenze stampa, intervistavamo il politico di turno, nemmeno noi avevamo avuto il tempo di leggere davvero i giornali, quindi di avere un quadro. Cosa succede se nemmeno i giornalisti hanno il tempo di leggere i giornali e di concentrarsi e di capire che cosa sta succedendo? Quando vanno a fare una domanda, rischiano di fare la domanda sbagliata. Questo provoca, oppure la domanda che è stata fatta anche il giorno prima alla stessa persona a 100 km di distanza. Non stiamo sempre parlando dei massimi sistemi e del Presidente del Consiglio, però magari un assessore della Regione Veneto viene in Friuli Venezia Giulia in visita a raccontare qualcosa, se ha già detto la stessa cosa il giorno prima in Veneto dovremmo essere informati. Quindi questa era, come dire, l'idea di partenza. Poi il progetto è diventato prima un'idea, poi ho coinvolto delle persone. Perdonami, era anche molto, molto bellino l'idea che avevo trovato in un'intervista, in cui dicevi che il fatto di trattare i lettori come se fossero Barack Obama o il Presidente degli Stati Uniti, proprio nel senso di informarli in primis, esatto, di ciò che accadeva. Esatto, perché il Presidente degli Stati Uniti, ma questo lo sappiamo perché la cinematografia, le serie TV americane ce l'hanno raccontato in lungo e largo, ma anche il Presidente del Consiglio italiano, chiunque esso sia, riceve ogni mattina un briefing che viene mandato da tutti i livelli dello Stato per questioni di sicurezza, per questioni economiche, ed è la guida della sua giornata. Poi ovviamente dipende da chi ha Palazzo Chigi, ma il concetto base è che tutti noi più o meno dormiamo quelle dalle 5 alle 6, 7, 8 ore di notte non siamo in grado, mentre dormiamo, di ricevere informazioni, fortunatamente,
la nostra attenzione è limitata e quando ci svegliamo vogliamo sapere che cosa è successo, abbiamo davanti una giornata di lavoro, di studio, di qualsiasi cosa, anche di vacanza magari, però siamo abituati da secoli ad avere il giornale al mattino. Quella funzione i giornali l'hanno svolta e teoricamente la svolgono anche ora, anche se adesso i giornali sono molto cambiati e sono diventati più fogli di approfondimento e meno di notizie, perché le notizie le abbiamo già assorbite nel corso della giornata. Però quell'abitudine, l'abitudine di concentrarsi per 10 minuti, 15 minuti, bere il caffè e capire che cosa è successo nel mondo, è un'abitudine sana perché ti consente di guardare al mondo e poi subito dopo di concentrarti sulla tua giornata, perché poi non tutti dobbiamo occuparci della decisione della BCE o dei dazi o di Trump o della Corea, però se lo sappiamo siamo cittadini del mondo, siamo cittadini informati, quindi anche che facciamo qualsiasi mestiere, dal più umile al più importante, che dobbiamo andare davanti a una classe di ragazzi per insegnare, che dobbiamo andare qualsiasi mestiere noi facciamo, essere informati ci dà anche un senso di tranquillità, di controllo, di consapevolezza di dove stiamo, e per questo è nato Good Morning Italia. Questo poi, scusate, avevo interrotto sulle difficoltà che avete affrontato inizialmente. Sì, sai, la difficoltà principale era che iniziavamo a fare una cosa che non esisteva. Ah, certo. Con tutto il rispetto, no? Perché la tecnica esisteva da sempre, mandare un'email a tante persone, va bene. Però l'idea di fare le rassegne stampa anche esistevano da sempre, quindi non dobbiamo mentire su questo. Diverso era condensare una rassegna stampa in un'email da 1000 parole, mandarla ogni mattina alle 7 del mattino, anche di domenica, anche di sabato, anche a Natale. Come dire, quello era il passo ulteriore. Allora io mi ero reso conto che un progetto del genere non poteva essere fatto da solo, non poteva essere un progetto individuale. Quando scegli di... ovviamente quando capisci che non sei in grado di fare qualcosa da solo, sei fortunato perché ti sei reso conto dei tuoi limiti. Allo stesso tempo inizi a fare dei compromessi, perché nessuno fa le cose come le vorresti tu. Le farai... Il tuo collega le farà peggio, meglio, probabilmente meglio, ma comunque in maniera diversa, e quindi questa la difficoltà iniziale è stata formare una squadra. È stato anche molto entusiasmante, quindi la difficoltà tutto sommato te la dimentichi, io ho mandato un'email a 10 persone, gran parte di queste persone non le conoscevo, o le conoscevo via Twitter, o le avevo viste a qualche convegno, ma insomma davvero in gran parte non le conoscevo. La fortuna ha voluto che questa 10 ragazzi, 10 giornalisti, che 10 per lo più under 30 italiani, e che già lavoravano nei giornali o facevano i freelance, e la fortuna ha voluto che tutti risposero, poi non tutti decisero di impegnarsi in un progetto così, perché comunque era un progetto impegnativo che richiedeva di svegliarsi all'alba, di programmare dei turni in vite complicate in cui magari uno aveva già un lavoro. Però comunque un gruppo iniziale di 5 persone si era formato, e poi queste persone sarebbero cresciute nel corso dei mesi. Per il primo anno sostanzialmente tutto il progetto fu una beta, quindi non c'era un logo, c'era un dominio registrato e niente di più. La newsletter era gratuita, perché dovevamo, prima ancora di chiedere di pagare, dovevamo capire che cos'era questo prodotto e far capire che non era per forza necessario fare una rassegna dei siti web al mattino, ma in un'email ti arrivava tutto e potevi partire da là per scoprire le notizie più importanti. Adesso a parlarne ora nel 2018 sembra ridicolo, perché siamo così abituati a ricevere newsletter che
che uno forse non dovrebbe spiegarlo, però nel però è vero, c'era stato quell'abbassamento vertiginoso delle mail e newsletter che sembravano completamente defunte, invece poi giustamente ora nell'ultimo anno e mezzo, due anni, c'è stata questa forte ripresa. Sì, 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 c'è stata una forte ripresa, che poi anche delle altre spiegazioni, l'email è una piattaforma neutrale, nel senso che ognuno di noi ha un indirizzo email o ne ha più di uno, ma non è di proprietà, o meglio, spesso se è un indirizzo Gmail è di proprietà di uno dei grandi colossi, e quindi ovviamente questo discorso vale limitatamente, però siamo proprietari della nostra casella email e le informazioni che abbiamo là dentro le consideriamo intime, e non, anche se magari abbiamo la pubblicità al lato, è sicuramente diverso da vedere le informazioni in un filtro come può essere Facebook, come può essere Google News e tutti gli altri prodotti che conosciamo. Quindi diciamo, le difficoltà iniziali erano soprattutto far capire che cos'era il progetto, convincere le prime 1.000, 2.000, 3.000 persone che era giusto iscriversi e provare, era gratuito, e poi in realtà man mano che siamo cresciuti le difficoltà sono solo cresciute, ma è positivo, perché vuol dire che il progetto andava avanti. Quindi un anno, praticamente un anno dopo, abbiamo scelto di fare il salto e passare alla versione a pagamento, che anche questa era stata una scelta che tutti ci avevano sconsigliato, perché ovviamente è un passo molto complicato, ma noi siamo invece contenti di averlo fatto, perché è ciò che ci ha tenuto in piedi finora. E quindi insomma, tante difficoltà, ma sono tutte difficoltà che mi ritengo fortunato di aver dovuto affrontare, perché da ogni cosa si impara moltissimo. Ecco, prima di procedere, visto che l'avevi citato, mi faceva piacere farti questa domanda, anche se magari rispondi in base a quello che puoi o potete. Quanti abbonati contate fino ad oggi, più o meno, e quali sono stati gli step principali di sottoscrizioni? Cioè, diciamo che comunque l'abbonamento è il vostro modello di sostenibilità principale, giusto? Sì, sì, Good Morning Italia vive degli abbonamenti dei nostri abbonati. Noi adesso abbiamo 13.000 abbonati, che includono sia utenti singoli, che quindi uno a uno è faticoso metterli assieme, e anche un paio di gruppi di aziende per cui invece si vendono abbonamenti in grandi numeri, e quindi è più faticoso, perché bisogna convincere le grandi aziende, però poi il numero degli abbonati cresce. È un processo faticoso, ma molto, molto soddisfacente, perché quello che ha di bello questo modello economico dell'abbonamento, e poi penso che un po' alla volta tutti i giornali ci stiano tornando, perché in realtà i giornali ce l'avevano già il modello dell'abbonamento, ma per una ventina d'anni ce ne siamo dimenticati, è proprio che c'è un rapporto diretto tra chi produce il giornalismo e chi lo legge. Non c'è più l'intermediazione della pubblicità, considerato che la pubblicità sul digitale deve fornire risultati, e ci sono un sacco di tecniche per capire se fornisce risultati o no, è molto più facile fare una campagna personalizzata su Facebook, e quindi tutti gli inserzionisti pubblicitari si stanno ponendo questo punto, e quindi andranno, non dico tutti, però l'85% del mercato pubblicitario di solito va su Facebook e Google, che sono piattaforme che misurano meglio la performance della pubblicità. Allora l'editore, il giornalista, deve invece pensare a dei prodotti per cui valga la pena di essere pagati. E quando parlavo prima della decisione di andare a pagamento, ovviamente non è una decisione che fai a cuor leggero, certo. avevamo scelto però la soglia più bassa, perché in quel momento non era importante, paradossalmente non volevamo guadagnare subito, ma volevamo provare a costruire una sensibilità nuova rispetto all'idea di pagare,
perché non dovevamo passare da 0 a 100, dovevamo passare da 0 a 0,1, perché il grande limite era che le persone non erano abituate a prendere fuori la carta di credito e darti 17,99 euro all'anno, quanto costava quando siamo partiti. Cioè, con era la più importante pay. Farne parte piuttosto che pagare, cioè banalmente, insomma, era più importante entrare all'interno di un meccanismo di Good Morning Italia, diciamo, quindi. Sì, beh, poi dal punto di vista proprio del nostro modello, noi abbiamo visto che le persone che iniziano a ricevere Good Morning Italia dopo un paio di settimane iniziano a, come dire, capirne il senso, e quindi certo. il nostro abbonamento di prova dura, che è gratuito, dura un mese, e quindi le persone hanno il tempo di decidere se abbonarsi o no. Ma quello che dicevo è che in generale il nostro obiettivo era convincere che era giusto pagare. Okay. Ed è un salto culturale dopo 20 anni in cui eravamo stati abituati ad avere tutto gratis, che non era semplice da fare, insomma. Ecco, parlavi proprio del contatto con le persone, quindi del fatto che poi era molto semplice anche contattarvi. Oltre al premiolino che avete vinto nel 2015 e molti altri riconoscimenti che avete ottenuto, c'è qualche aneddoto di mail o qualche gratificazione particolare che ti piace ricordare, magari di quelle che ti sono arrivate nel corso degli anni? Ma ce ne sono decine, guarda, il momento più divertente dell'anno forse è quando facciamo un questionario con tutti i nostri abbonati e chiediamo loro se va tutto bene, se hanno avuto qualche problema tecnico, perché c'è sempre qualche problema, se la qualità continua a essere buona secondo loro, se consiglierebbero Good Morning Italia a un amico, insomma tutta una serie di domande che ci aiutano a capire se dobbiamo cambiare qualcosa, se dobbiamo migliorare. La domanda più divertente che facciamo è: che cos'è Good Morning Italia per te? E l'elenco di risposte è molto, molto interessante, perché ti racconta proprio un mondo diverso. Per noi Good Morning Italia, ovviamente, per noi che lo facciamo, è un impegno di lavoro, lo scrivere, il selezionare, eccetera eccetera. Per chi invece lo riceve facendo colazione è una bussola. Allora tante volte viene fuori la parola bussola, viene fuori il caffè del mattino, proprio perché viene identificato col momento della giornata. Quindi vedere che cosa è il progetto che tu hai messo in piedi, visto da con occhi altrui, è molto molto divertente. E poi abbiamo tanti episodi, forse il più commovente in un certo senso ci è capitato quando una persona, un nostro abbonato, aveva avuto un incidente, quindi era ricoverato e aveva un problema con la vista, e quindi un po' alla volta ha capito che grazie a Good Morning Italia poteva stare comunque informato e connesso al resto del mondo, perché era già abituato a leggerlo prima. Da quel giorno in poi, invece di leggerlo, lo ascoltava con una versione audio, come insomma tutte le persone non vedenti usano i telefoni, gli smartphone, con delle funzioni che magari a noi risultano più banali, e invece per loro sono fondamentali, perché li portano ad avere lo stesso prodotto che avevano il giorno prima, insomma. E quindi, ma ce ne sono tanti di questi, certo. Sicuramente vedere a volte, appunto, Lo dico spesso a tutta la squadra di persone con cui lavoro per Good Morning Italia. Ormai siamo arrivati a un gruppo di 16 giornalisti sparsi in giro per l'Italia, e la fatica che si fa e che spesso facciamo quando ci si sveglia all'alba per iniziare a lavorare, spesso non ci fa pensare a chi c'è dall'altra parte del telefono, a chi c'è dall'altra parte che riceve invece il prodotto. E invece dobbiamo sempre pensare che è il prodotto, è l'email che dà la sveglia ai nostri abbonati, e quindi abbiamo un compito importante per dire loro buongiorno.
Ecco, la vostra newsletter è anche molto semplice e pulita, anche da un punto di vista grafico, quindi non è molto impegnativa, anche per uno non rischia di perdersi tra un logo, una pubblicità banalmente o altro. E inoltre mi domandavo anche qual era il processo di creazione della newsletter, un po' l'hai già accennato con i turni e con la sveglia mattutina. Ecco, ci puoi fare una piccola mattinata tipo per voi che o comunque per come decidete di produrre e di costruire una newsletter? Allora, siamo aiutati dal fatto che non dobbiamo decidere di scrivere una newsletter. La newsletter esce ogni giorno, quindi esce ogni giorno, Pasqua, Natale, tutti i giorni alle 7 del mattino, la domenica alle 8 e mezzo. Quindi quello ti aiuta perché comunque hai una serialità, e l'utente se l'aspetta e quindi sai come dovresti sapere come accontentarlo. Il processo inizia prima del mattino, quindi inizia il giorno prima, ancora di più inizia settimane prima, perché viene fatto un lavoro di agende per cercare di capire quali sono gli eventi e di agende e tendenze che possono risultare interessanti per il nostro lettore, proprio per non mandargli mai il link diciamo sbagliato, per non mandargli mai la segnalazione di un editoriale che non sia davvero interessante. Dopodiché nella giornata tipo inizia verso la sera del giorno prima, quando appunto si inizia a fare un lavoro di selezione. Questa è una delle parole chiave che ovviamente le persone usano per descriverci, è selezione, perché è quello che noi facciamo. Noi leggiamo decine e decine di fonti nazionali e internazionali e proviamo a capire che cos'è la notizia del giorno, che cosa è più importante, quali sono i fatti da tenere d'occhio per provare a capire il mondo così veloce e disordinato in cui viviamo. Quindi la sera ci sono due persone che si parlano, abbiamo un gruppo di lavoro sempre aperto su Slack, ma usiamo anche il caro e vecchio telefono, perché è fondamentale parlarsi per avere un po' di tempo per far sedimentare le idee. Poi c'è una persona che si occupa della parte serale e quindi lavora fino a mezzanotte, fino a luna di notte, per consegnare una bozza consolidata di ciò che sarà poi il giorno dopo l'edizione del giorno di Good Morning Italia, e il resto del lavoro lo fa invece chi si sveglia al mattino, è un'altra persona dunque che fa un lavoro di revisione di ciò che è stato fatto, prova a tagliare tutti i refusi, anche se non sempre questo è possibile, perché ovviamente certo, il refuso scappa soprattutto se si sveglia all'alba, e soprattutto poi dà un occhio a tutti i giornali italiani e alle notizie della notte che possono essere arrivate dall'Asia, che è già sveglia, o dagli Stati Uniti, che sono andati a dormire più tardi, e integra il lavoro, a volte stravolge il lavoro di chi ha lasciato la nota il giorno prima. E quindi è un lavoro, come dire, complesso e delicato. La grande fortuna è aver trovato delle persone che, oltre a fare i giornalisti e a saper scrivere, hanno anche una cultura e un interesse nel trovare le notizie, che non è comune, perché mentre scrivere un articolo o condurre il TG può essere il sogno che tu avevi da bambino, diverso è leggere le notizie e capire che cos'è importante, selezionare, togliere la fuffa da ciò che invece è importante, e quindi questo è merito delle persone che lavorano con me. Che chiami selezione artigianale, no? Dicevi, esatto, anche... esatto, è selezione artigianale, ed è si cura giorno per giorno, non c'è un'altra soluzione, è il mestiere, si cura un po' alla volta. Anche le persone più giovani che hanno iniziato a lavorare con noi pochi mesi fa, perché pochi mesi fa siamo passati appunto da 12 a 16 persone, perché avevamo nuovi progetti e quindi avevamo bisogno di crescere, sono entrate nel gruppo e sono riuscite subito a capire. Sono entrate tra l'altro dopo una selezione, questo ci teniamo molto, noi facciamo una selezione il più possibile meritocratica, dando
opportunità alle persone che vengono selezionate di fare un test di edizione al buio, e quindi è un processo faticoso per noi perché ovviamente richiede tempo, però alla fine ci porta delle persone di grande qualità che con noi crescono e tendenzialmente continuano a lavorare con noi, oppure in altri casi lavorano per un paio d'anni e poi sono passate ad altri incarichi ancora più importanti. Quindi diciamo è una bella, anche questa è una bella palestra in un certo modo. Certo, ecco, parlando poi prima di concludere di altri tuoi progetti che sono in ballo, perché purtroppo il podcast sarà già uscito a evento terminato, però ecco, il 14 e 15 giugno ci sarà The State of the Net, la settima edizione. Esatto. E quindi se ci puoi fare un piccolo spoiler, che in realtà purtroppo poi non sarà uno spoiler, ma un piccolo riassunto, ecco, come vedi lo stato di salute della rete in Italia e quali saranno quindi i temi principali trattati durante l'evento? Allora, State of the Net è una conferenza che è nata 10 anni fa, nel 2008 l'abbiamo organizzata per la prima volta, ed ha sempre avuto l'obiettivo di raccontare, di fare una fotografia su che cos'è internet oggi in Italia e nel resto del mondo. La parola chiave di quest'anno sarà conseguenze, ed è una parola chiave secondo noi molto appropriata in un'epoca in cui si sta parlando moltissimo di conseguenze dell'uso della rete nella società e sulla società. Quindi l'esempio più chiaro che ci può venire in mente è lo scandalo o presunto tale Facebook Cambridge Analytica, ma non soltanto quello, perché qualsiasi scelta che faccia un sindaco, un amministratore delegato che ha a che fare con i dati e con lo sviluppo della tecnologia poi produce delle conseguenze. Bisogna sicuramente essere coraggiosi e fare queste scelte. Noi non abbiamo sicuramente una visione passatista e che come dire richiederebbe di bloccare, di fare delle leggi anti-internet che è solo ridicolo e non funziona. Però è importante essere consapevoli di che cosa produrrà una scelta. Lo stato della rete non ti direi a livello italiano, perché sennò poi ci annoiamo sempre con le solite classifiche che non ci vedono non ci vedono troppo brillanti, anche se poi qualcosa si muove, non abbastanza, ma insomma qualcosa forse si muove. L'elemento positivo, l'elemento principale che io vedo a livello globale è un internet sempre più divisa, sempre più accentrata e quindi sempre meno neutrale. Quando si parla di net neutrality, ovvero di neutralità della rete, sembrano delle parole noiose che arrivano dagli Stati Uniti, se ne occupa il Congresso americano e noi non capiamo bene perché dovrebbe essere importante parlarne. Invece è importante perché il controllo da parte di società delle connessioni e dei contenuti sono un nodo chiave, e quando, come dicevamo prima, la gran parte della pubblicità digitale va in 2, massimo 3 grandi operatori di questo settore, dobbiamo essere consapevoli. Non vuol dire fare delle leggi per proibire a questi operatori di essere presenti, anzi vuol dire provare a innovare, fare dei nuovi far nascere nuove imprese e semmai sfidare queste aziende, anche se sono così grandi che ovviamente è molto complicato. Però è un mondo molto poco, c'è poca attenzione rispetto al tema delle piattaforme, o ce n'è in maniera un po' becera. I cattivoni di Facebook ci hanno rovinato le elezioni. Non è quello il punto è capire chi ha il controllo della rete e se davvero sia giusto pensare a un controllo della rete, perché sono questioni che hanno poi a che fare con la nostra libertà di espressione o libertà di conoscenza. Ecco, prima di andare a concludere, alcune domande più rapide. Una l'ha già citata prima, che è Slack. Ecco, qual è un'altra risorsa online? Quali sono altre risorse online che trovi utile nel tuo lavoro di tutti i giorni?
Sicuramente io sono come si può immaginare, sono un vecchio amante della posta elettronica, quindi sono abbastanza preciso e tendo a rispondere a tutte le email prima di andare a dormire o prima di chiudere in redazione, perché fa parte del gestire la propria corrispondenza, fa proprio parte dello stare al mondo, e quindi se non lo fai non stai al mondo. Quindi non è una grande risposta, mi rendo conto, però sicuramente è vera. Per il resto ci sono un sacco di software, diciamo, o piattaforme di collaborazione che aiutano molto a lavorare assieme, appunto Slack sicuramente uno. Nella parte di gestione della piattaforma di Good Morning Italia, posso citare, anche qua non è una grande, non è un grande scoop o una grande idea, ma GitHub, che è la piattaforma che usano i milioni di sviluppatori in tutto il mondo e che tra l'altro è stata appena comprata da Microsoft, è una risorsa molto, molto utile, perché ti insegna anche insegna a me che di formazione, come abbiamo detto, faccio il giornalista, quindi penso forse con un'impostazione editoriale al processo di lavoro, ti insegna invece a ragionare come uno sviluppatore, quindi le correzioni lungo la strada, la collaborazione con team diversi e con persone diverse, e quindi GitHub è sicuramente una risorsa. E poi per quel che conta, forse è esagerato chiamarlo strumento di lavoro, però sicuramente uno strumento di comunicazione, il caro e vecchio Twitter, pur essendo sempre considerato in difficoltà e non fa i numeri dal punto di vista del bilancio che fa Facebook, è sicuramente un punto di riferimento, perché soprattutto in alcune comunità è molto influente, molto, molto utile per incontrare persone. Gli ultimi trimestri sono andati meglio per Twitter, vedremo cosa succederà. Invece, qual è un libro, più di uno, che ti ha ispirato o guidato un po' nel tuo percorso, che può essere sia professionale sia magari di crescita umana? Ah, questa è un'ottima domanda. Quando gli americani dicono questa è un'ottima domanda, in realtà stanno pensando a cosa rispondere. al di là che se la domanda sia ottima o no, ma dipende molto dai periodi, onestamente. Ci sono, penso che mi sento più ispirato da letture continuative, come può essere leggere alcuni giornali o alcune newsletter. Su tutti ti direi il Financial Times, che ha una qualità media molto alta e che ti garantisce una visione periferica, e quindi ritorniamo al discorso che facevamo prima: l'abitudine ti crea ti dà la capacità poi di fare un salto, insomma. E ci sono dei libri che sicuramente in diverse fasi del mio lavoro mi hanno molto colpito. Te ne citerò due. Uno è Misbehaving, ed è il libro che ha scritto, in la traduzione diciamo letterale sarebbe Comportarsi male, è il libro che ha scritto uno dei due autori di un altro libro di successo che si chiamava Nudge, ed è il libro che racconta la storia di come l'economia comportamentale, e quindi tutto il fenomeno secondo cui l'economia non deve occuparsi soltanto di guardare presumere la razionalità dei comportamenti umani e quindi dei comportamenti economici delle persone, ma anche mettere in conto che siamo esseri umani e quindi sbagliamo e quindi facciamo scelte irrazionali. Quel libro è molto interessante, lo consiglio a te, a chi ci ascolta, perché racconta, oltre a raccontare la storia di come nasce la disciplina, che
tra l'altro poi lo scorso anno è stata riconosciuta forse in maniera definitiva con la consegna del premio Nobel a Richard, la consegna del premio Nobel per l'economia a Richard Thaler, ma è anche un modo di vedere come delle idee nel corso degli anni, anche con grande fatica, riescono a conquistare degli ambienti non semplici, come per esempio l'Accademia e le università americane in questo caso. Quindi quello è un libro che sicuramente mi ha, a cui penso spesso. L'altro libro che mi è venuto in mente da raccontarti si chiama The World Beyond Your Head e racconta quindi il mondo oltre alla tua testa, e non è un romanzo, poi in un altro episodio ti racconto i romanzi. Ed è un libro molto, molto interessante di un autore particolare che si chiama Matthew Crawford, che di fatto è un filosofo, e racconta come l'attenzione sia una delle parole chiave di quest'epoca, quindi capire come funziona la nostra testa e come noi riusciamo a rivolgerci all'esterno della nostra testa sia piuttosto interessante. Quindi questi sono due libri che sicuramente in questa fase sono tornato a riguardare. Poi davvero dovremmo dedicare un podcast solo a letture, quindi certo. No, fra l'altro non li conoscevo, quindi sicuramente me li segno, almeno poi vanno sul Kindle nei prossimi giorni sicuramente. Ti ringrazio. Bene. E poi ecco, non poteva mancare magari a te una domanda, a quali newsletter sei abbonato, insomma, cosa ricevi nella casella di posta? Ma devo dire che sono piuttosto fedele, quindi la newsletter che citavi prima tu, quella dell'invidia, diciamo, da cui in parte è partito anche il progetto di Good Morning Italia, era Playbook ed era scritta da Mike Allen. Ora Mike Allen non è più a Playbook, non è più a Politico, e quindi la newsletter si chiama Axios AM, però la scrive sempre Mike Allen e la sua squadra, ed è sicuramente una newsletter interessante. Ovviamente è molto concentrata sugli Stati Uniti, però quindi può essere un po' sbilanciata, diciamo, per tipo di copertura, però è molto interessante e la leggo ogni giorno. Poi leggo un po' di newsletter di settore, sia sui media, sia su logistica, trasporti, innovazione, che sono tutti temi che nel corso degli anni ho seguito. Poi magari adesso non scrivo tantissimo di trasporti perché il lavoro sia alla stampa che con Good Morning Italia è troppo, e quindi non si può fare tutto, ma sicuramente quelli sono, e quindi alcune newsletter di settore, alcune di quelle che fa il Wall Street Journal sono interessanti, e invece di giornali, appunto, il sicuramente la lettura obbligata è il Financial Times, poi sul resto cambia giorno per giorno, e ovviamente i giornali italiani, insomma, quelli li diamo per scontati, anche se non dovremmo, ecco. Certo. E poi vediamo se le mie fonti sono corrette. Volevo chiederti un'ultima battuta, visto che sei un amante sia del tennis sia un fruttore di serie TV, quindi una battuta al volo su Cecchinato e poi magari una serie ci consigli per l'estate. Allora sono hai detto bene, se hai detto appassionato è giusto, perché esperto sarebbe troppo, onestamente. Mi sono messo a giocare a tennis troppo tardi per essere esperto, però sì, il tennis è una passione, e la partita di Cecchinato con Djokovic è stata stranissima, perché poi a me piace molto anche Djokovic, quindi ero combattuto. Ho visto
Dovevo uscire dalla redazione per prendere un treno e ho visto la parte finale su Sky Go, sulla metropolitana, perché non volevo perdermela, quindi in effetti me la sono vista. Ha fatto davvero un'impresa pazzesca per la tranquillità con cui l'ha gestita. Quello che ti insegna il tennis, se lo giochi anche a livello davvero basso, bassissimo come gioco io, e la concentrazione, cioè la testa deve essere là, e quindi appena la testa si gira di una virgola è finita, e puoi avere di fronte il più forte o il più scontato degli avversari e te la fa. Invece appunto, ovviamente parliamo di livelli del tutto diversi, ma Cecchinato ha avuto una tranquillità che sorprende, perché di solito appunto sono i campioni che, a forza di stare là e a forza di perdere, poi se la costruiscono una corazza. Quindi avere invece quella tranquillità a 25 anni sicuramente è una bella cosa. Eravamo abituati ad avere sempre grandi promesse, diciamo, nel circuito del tennis, straniere. Adesso è bene che ci sia anche Cecchinato. E invece sulle serie TV ti confesso che una serie che è molto divertente e che sto guardando ora si chiama Billions e racconta racconta uno scontro tra due poteri finanziari, ed è divertente. New York, insomma, divertente, non è nulla di ripetibile, ma divertente. Forse ce n'era una che mi aveva molto colpito negli scorsi mesi, ma l'ho dimenticata. Nota, quindi magari non si racconta che insomma sono un bel passatempo, ma poi ce lo possiamo anche dimenticare. Ah, certo, certo. Quindi grazie mille. Ora purtroppo non abbiamo fatto in tempo a trattare anche i libri che hai pubblicato. Comunque li lasciamo tutti nelle note dell'episodio, anche quelli di Good Morning Italia l'anno che verrà, e Senza Rete, e un terzo anche su Trieste, se non sbaglio. Comunque, sì, magari... il primo, in effetti. Il primo, ecco, ok. Lasciamo anche quelle note per ritrovarlo sul sito. E infine, ultima cosa, dove preferisci essere trovato online, tra social e altri siti, insomma, per non perdere le news di Beniamino Pagliaro? Sicuramente su Twitter, o anche su Twitter il mio account è bpagliaro, quindi è molto semplice. E poi ho anche, non poteva mancare, ho una piccolissima, prometto non troppo invasiva, newsletter che mando poche volte all'anno, quando voglio raccontare di fatto a un gruppo di persone, parliamo di 2000 contatti che poi sono appunto amici, contatti professionali che magari non riesci a sentire tanto spesso, perché le giornate sono piene. Ogni tanto, se c'è qualcosa di davvero interessante, scrivo due righe, provando a non essere troppo invasivo, e quindi l'indirizzo per ricevere questa newsletter è sul mio profilo Twitter, quindi si trova tutto facilmente. Benissimo, allora grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato e ci sentiamo alla prossima. Grazie a te, Francesco. Ciao. Ciao Beniamino, ciao. Siamo arrivati alla fine della 25esima puntata. Bene, spero che abbiate trovato alcune informazioni utili dalle esperienze di Beniamino Pagliaro. Trovate tutti i link, la trascrizione dei libri, dei tool citati, sul nostro sito giornalistialmicrofono.it, oppure tranquillamente cliccando sul link che rimanda alla pagina della puntata, sempre sul nostro sito, nelle note della puntata, che trovate su Spreaker, su iTunes, sul vostro lettore di podcast che usate usando in questo momento. Per tutto il resto, mi raccomando, ci sentiamo su Telegram anche per la novità che verrà lanciata nei prossimi giorni, che riguarda il nostro podcast Giornalisti al Microfono. Benissimo, quindi un ringraziamento a Kevin MacLeod e Free Sound per il sound design di questa puntata,
un grazie speciale a te che sei arrivato sino a questo punto. Ti auguro un buon fine settimana e ci sentiamo giovedì prossimo con la 26esima puntata di Giornalisti al Microfono.